Oh, rapido, una beffa stasera proprio per aver preso il gol a pochi istanti, eravate a un passo dalla finalina con la Ternana. Sì, eravamo andati sotto già con il primo gol, eravamo stati bravi a recuperare, un tiro libero per loro, un tiro libero per noi, così andava un pochino avanti così il primo tempo. E sicuramente nel secondo tempo abbiamo giocato meglio del primo, perché il primo effettivamente con quei due tiri liberi, anzi tre, uno poi che l'ha sbagliato, e siamo andati sotto e quello un pochino ci ha tagliato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo cercato di recuperare, poi abbiamo messo anche il quinto uomo e l'avevamo presa, eravamo uno sopra, tiro libero per noi sbagliato, quindi sono cose che purtroppo capitano in questo sport e che ci sono andate contro, perché se la fortuna fosse stata con noi magari entrava il tiro libero, passavamo noi. Poi i rigori è una lotteria, non si può mai sapere chi vince, chi non vince. Poi io l'ho pure sbagliato, quindi è così purtroppo. Quando ci sono queste partite intense, anche certi dettagli fanno la differenza. Vi hanno penalizzato gli episodi e probabilmente con qualche cambio in più potevate giocarvela, chiuderla prima? Sì, questo sì, diciamo un po' tutto il torneo. Siamo stati penalizzati per le assenze, per la panchina corta, però nonostante tutto siamo arrivati qui. In semifinale contro una squadra fortissima che sicuramente lotterà per il titolo, ce l'avevamo fatta. La panchina corta ci ha penalizzato anche oggi, perché magari avere due elementi tecnici e fare tirare loro i rigori, non a me, perché giustamente tecnicamente sicuramente chi gioca fuori non importa, magari avrà qualcosina in più sicuramente, avrebbe giocato. Siamo contenti comunque della prestazione, perché noi abbiamo demeritato, eravamo avanti, l'ultimo gol sfortunato, l'ultimo secondo, una deviazione, il classico quando tutto deve andare storto e succedono queste cose e purtroppo sono successe. Dopo la regular season avevate fatto un eccellente cammino e possiamo dire che sono arrivate quattro squadre competitive che se la sono giocati alla pari. Sì, sicuramente sono state le migliori quattro del torneo. Tutte e quattro hanno delle squadre molto molto organizzate. Il Messina che andava in finale ha dei mostri tra calcio 5 e calcio 11, sono veramente forti. La Juventus abbiamo visto che sono tutti forti, tutti abituati a questo campo, tutti abituati ai tornei, alla pressione di questi tornei. E poi abbiamo la Ternana che la conosciamo, sempre in finale, sempre ostica. Sono bellissime squadre che sicuramente in questo torneo, queste squadre fanno aumentare il livello di questo torneo. Torneo bellissimo. Rinnovo i miei complimenti a chi lo organizza e sono sicuro che da qui in avanti queste due partite saranno spettacolari. Rimane a voi la soddisfazione del titolo dell'anno scorso e comunque di esservi riproposti come protagonisti in questo torneo così competitivo? Si diceva che nessuno poteva vincere due volte di seguito, oggi volevamo sfatare il tabù, però purtroppo non ci siamo riusciti. Volevamo anche noi, al solito, che chi gioca non gioca per perdere, volevamo essere noi lì insieme al Messina. Sicuramente, come ho già detto, è un rammarico non essere lì, però usciamo a testa alta, perché comunque, come ho già detto, i rigori sono così, si sbaglia, si vince, l'avevo parato il primo, metti caso l'avessimo segnato tutto, non per fare una critica ai miei compagni assolutamente, perché hanno giocato tutti benissimo, così è, magari li segnavamo tutti, passavamo noi, purtroppo così. Sicuramente abbiamo meritato di essere qua e abbiamo fatto una bellissima partita.